un sereno a tutti i panozzi di ieri e soprattutto di oggi, in particolar modo ai sostenitori della mia pagina ufficiale Paninaro di Facebook. Eccoci ritrovati al 39esimo appuntamento di Paninaro, dove dedico come di consueto parte della puntata al contenuto del fumetto mensile ricorrente. Oggi lo spazio è riservato all'albo Paninaro numero 39, pubblicato nel mese di marzo del 1989. In copertina vediamo un vero gallo in stile country americano, con un cappello da cowboy, una fibbia Chambers, bene in evidenza, uno smanicato tipico di El Charro e degli stivali texani. Questo mese la storia si intitola Libidine perestroica. Sfogliando l'album nelle primissime pagine troviamo le pubblicità di jeans Converse e Rifle, e da seguire dopo il sommario lo spazio dedicato alla rubrica Panino News, curata da Davide Rossi, l'argomento ricorrente è dedicato all'inquinamento, tema purtroppo sempre ricorrente. Continuando il viaggio all'interno dell'albo troviamo finalmente uno dei miei angoli preferiti, ovvero lo speciale paninare di una città d'Italia presa campione. Questo mese i riflettori sono puntati sui paninari di Biella, i protagonisti sono 5 stragallosi del doc biellese, dicono che se i paninari sono nati a Milano, lì si sono riprodotti benissimo. I galli di Durango sono Bruno, detto Randa, Davide, detto il Bullo, Luca, detto il Coiffeur, Claudio, detto il Tosto e Carlo, detto il Cucadores. Il loro motto era «Vieni in bici o in carrozzella, ma il panozzo giusto te lo trovi a Biella». A seguire ci si imbatte in un servizio dedicato a colui che portò al declino il paninaresimo, che sorvolerei volentieri, ovvero Lorenzo Cherubini. Successivamente si parla di sport giusto, in particolar modo di equitazione e motocross. Verso la fine dell'albo, fortunatamente non vengono abbandonate le storiche rubriche come quella della Panino Posta, con le sue regolari 8 pagine, e per finire concludiamo la descrizione di questo fumetto, a parer mio misero e spoglio, con l'angolo del Panino Market, alla quale ho già dedicato la puntata numero 37. Oggi la rubrica ricorrente la voglio nuovamente dedicare alla musica, in particolar modo a tre ragazzi norvegesi, che negli anni 80 diventarono famosi con un singolo di successo a livello planetario, una delle pop band più acclamate nelle hit parade di quel decennio, e tutt'oggi le note di Take On Me vengono utilizzate ancora negli spot ed il loro video a cartone animato è stato ripreso da molti registi, creando una vera e propria emulazione ed un culto intorno al gruppo senza precedenti. Gli A si formano nel 1982, ma il mondo si accorge di loro solo nel 1985, dopo il loro debutto discografico che entra in pochissimo tempo nella storia del pop, grazie appunto al mega singolo Take On Me e dal video che lo accompagnava a cartone animato negli anni 80. Gli A avevano nomi quasi impronunciabili, ma la scuola nordica che a partire da quel decennio cominciò a fiorire portò il synth pop dai ghiacci del nord Europa a tutto il mondo. Il cantante Morten, nonostante il nome che in Italia non suonava troppo confortante, divenne immediatamente un sex symbol, incoronato su centinaia di copertine di riviste per teenager e appeso il suo poster in migliaia di camerette. E pensare che solo un anno prima era uscita una prima versione del famoso singolo Take On Me, ma nessuno se n'era accorto. Solo dopo un leggero cambio di arrangiamento ed il famoso video a fumetto, la band arrivò finalmente al successo. Mentre in America il singolo segnò la fine della loro carriera, in Europa questa canzone si dimostrò essere solo l'inizio di una grande avventura, che proseguì per tutti gli anni Ottanta e che anche senza raggiungere i fasti dell'esordio, li ha consacrati anche agli occhi della critica musicale internazionale. Il loro ultimo lavoro prima dello scioglimento è del 1993, Memorial Beach. Il disco però fu poco ispirato, infatti segnò uno stop per la prima carriera degli A, causato anche dall'avvento delle boy band e di una nuova generazione di adolescenti che pareva destinata a eclissare i veloci anni 80. E pensare che i nuovi ragazzetti cantavano e ballavano, ma non suonavano neanche uno strumento. Questo eclissarsi della maggior parte delle band nate negli anni 80, causa avvento new band, mi ricorda un po' lo scontro tra Rocky Balboa e Ivan Drago, ma il tempo porta consiglio e solo le cose che valgono qualcosa rimangono o riescono comunque a essere abbastanza credibili da tornare a essere considerate un mito. La band comunque non fu dimenticata, anche nel periodo della loro assenza, dalle scene musicali, gli A rimasero nel cuore delle persone e anche dei registi, sceneggiatori, cartonisti e programmatori di videogiochi. L'elenco delle apparizioni audio della band è fin troppo lungo, ma interessante ricordare quella del finale di Twin Peaks. Li riascoltiamo anche in Baywatch, Melrose Place, Agente 007 e addirittura nei Simpson. Gli A, dopo l'assenza nel decennio più insipido che io ricordi, ovvero gli anni 90, tornarono in studio nel 2000 registrando un nuovo album, che li portò alla ribalta internazionale e nel 2002 pubblicarono Lifelines. Nel 2005 i tre norvegesi si esibiscono a Leivede, nella città di Berlino in Germania. Successivamente stipulano un contratto con la Polydor tedesca e pubblicano l'album Analog, che li riporta in cima alle classifiche inglesi dalle quali mancavano da diverso tempo. Arriva la fine della loro carriera dopo la pubblicazione nel 2009 del loro ultimo album prodotto, che li riporta alle sonorità fredde, con voci alte, melodie malinconiche e liriche struggenti, ed in meno di un anno, nel 2010, la band ha incassato oltre 500 milioni di corone norvegesi, confermandosi tra le 40 band più ricche del mondo.
Il 15 ottobre 2009 gli annunciano lo scioglimento ufficiale attraverso il loro sito web, dopo un successo incredibile durato quasi 3 decenni, mentre la loro ultima apparizione in pubblico è stata il 21 agosto del 2011, quando gli A si esibirono a Oslo in memoria delle vittime degli attentati del precedente 22 luglio. Chissà se ci sarà ancora una terza carriera degli A? Io lo spero vivamente, essendo state tra le mie prime 10 band preferite negli anni 80. Sono ancora giovani e le idee credo che non gli manchino affatto. Forse dovranno essere stimolati dalle risorse economiche. Siamo anche oggi giunti al termine di questo 39esimo appuntamento di Paninaro. Siamo ormai al countdown, gli argomenti da trattare sono ancora molti, ma penso di tralasciare ben poco. Tutto quello che c'era da ricordare lo abbiamo affrontato nel corso di questi 39 appuntamenti con il programma Paninaro, spaziando dal look alle nostre origini, dalla musica alle moto, dai profumi alle new generation e a molti altri temi che potrete rivedere comodamente in HD al mio canale di YouTube Virgida oppure alla mia pagina ufficiale Paninaro di Facebook. Un cordiale e sereno saluto a tutti i galli d'Italia e a quelli sparsi nel mondo. Let's go, stragallosi! Pump up the volume, dance.